liberi TV, sono contenta di essere tornata in questa grande famiglia. Era un po' che mancavo, ma sono arrivata con il mio carico di autori. Il 1º maggio a Santa Severa, lungo il mare di Santa Severa in Piazza Roma, presenterò 10 autori e 16 libri, due dei miei. Quindi, se volete non perdere questa occasione di vedere due miei libri, che poi toglierò sicuramente dal mercato perché faccio sempre così, non mancate dalle 10 alle 20 a Santa Severa. La prima autrice che presenterò alle 11 il 1º maggio l'abbiamo qui, è Chiara Cineroni. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao, ciao e grazie, ciao a tutti. Allora, Chiara Cineroni, un bellissimo libro che ha avuto anche un grande successo sin da subito su Amazon. Parliamo di Lasciati trovare, una storia molto dedicata, molto bella e anche nuova, perché non ci sono solo personaggi umani, sono esseri umani, ma abbiamo anche un meraviglioso Labrador. Raccontaci la tua storia. Allora, sì, questo è sempre difficile, no? Racchiudere in poche parole tutta la vita che scorre nelle pagine di un libro. E, se dovessi diciamo, usare poche parole, direi che è una storia di vite spezzate che trovandosi torneranno intere. E al centro di questa storia c'è proprio un cane, che poi è l'unico personaggio reale in una storia tutta di fantasia, perché appunto il personaggio del cane è ispirato a Bruno, al Labrador, che è stato il mio compagno di vita per 7 anni e mezzo. E questo cane sarà proprio la figura chiave di tutta la storia, perché sarà il personaggio che poi fungerà da collante con tutti gli altri personaggi, perché proprio indagando sul suo passato misterioso, il protagonista umano Umberto, che è un adolescente reduce da un coma e che lo ha lasciato senza l'uso delle gambe, si imbatterà in un testamento che poi cambierà per sempre la vita di tutti i personaggi. Quindi è una storia che è nata anche dal mio bisogno dal mio senso di gratitudine verso questo cane Bruno, che ha cambiato per sempre i miei occhi e ha dato quindi un senso, un colore nuovo alla mia vita. E con Quindi questo libro Bruno volevo diventa ringraziarvi. gli occhi e le gambe di Umberto, ma Sì. diventa anche i tuoi occhi mentre lo scrivi il libro. Assolutamente sì. C'è un passo del libro in cui dico che Umberto e Bruno, che Bruno è l'oltre di Umberto e che loro insieme sono come moltiplicati, come vivessero una vita alla potenza. E credo infatti che, ed è quello che è successo anche a me nella condivisione della mia vita con Bruno, credo che è quello che faccia un cane, un cane e un uomo insieme diventano qualcosa di grandissimo, di infinito, dico io. Perché è veramente un legame che supera anche la finitezza umana. Bruno era il tuo cane? Sì. Bruno è l'unico di tutta la storia ad essere reale o ci sono altri personaggi reali? No. Bruno è l'unico personaggio reale, e gli altri sono tutti personaggi di fantasia. Poi è chiaro che c'è un po' di me spalmata in tutti i personaggi.
Però diciamo le cose, c'è cioè la parte del testamento dove io racconto anche quello che io definisco il vocabolario di Bruno, quindi una serie di parole di cui Bruno conosceva perfettamente il significato, e quella diciamo è una parte vera, anche se è quasi incredibile crederlo, però quando noi condividiamo tutto con un cane, è chiaro che questo cane si umanizza anche un po', no? Per cui arriviamo, nonostante lui non abbia l'uso della parola e tecnicamente non possa conoscere il significato delle parole della nostra lingua, si arriva a una tale intesa tra uomo e cane, per cui sembra quasi che il cane conosca e arrivi a comprendere il significato delle parole che noi usiamo. E come ti sei sentita a raccontare questa storia? Bruno, se non sbaglio, è mancato proprio quando stavate per pubblicare il libro. Sì. Sì, durante la stesura del libro, diciamo, quando dovevo scrivere il finale, Bruno improvvisamente e prematuramente è venuto a mancare. Per me è stato un trauma. C'è stato un momento durato anche qualche mese in cui io ho fermato tutta la mia vita. E quindi anche adesso mi commuovo, anche la stesura del libro. E poi credo che sia stato proprio lui a darmi la forza di concluderlo, perché era come se questa storia fosse già scritta dentro di me. E oggi, a distanza di quasi 2 anni dalla pubblicazione del libro, vedendo tutto il successo che questo libro ha avuto, e tutte, diciamo, i feedback bellissimi che io ho ricevuto, io ho capito che Bruno aveva proprio voglia di essere raccontato e probabilmente di diventare il simbolo di una battaglia contro i pregiudizi. Io infatti dico sempre che questo è un libro che spero servirà per non sentir dire mai più era solo un cane. Ci sono moltissimi messaggi sociali Sì. all'interno del tuo libro, e questo è veramente molto bello. Hai detto appunto è uscito 2 anni fa, quindi iniziava la pandemia, questo disastro. Eppure è arrivato tra i quinti, tra i 10 libri più letti su Amazon, e il 1° di maggio sarà praticamente la prima presentazione ufficiale di questo libro. Come ti senti e come è andata a trovarsi tra i bestseller di Amazon? Allora, per quanto riguarda il 1° maggio, sono felicissima, emozionata, perché ho fatto tante presentazioni e interviste online da remoto, ma essere in presenza, avere il contatto umano con il pubblico, con i lettori che hanno amato questo libro, con le persone che magari si incuriosiranno e quindi lo compreranno, per me è un'emozione grandissima. Essere, diciamo, aver scalato la classifica di Amazon, per me è stata una gioia grandissima, un modo per sentire Bruno, sempre vicino a me, perché credo che il regista di tutto questo successo dall'alto sia stato lui. È stata un'emozione grandissima, è stata una gioia immensa anche entrare nelle scuole, perché questo libro, sempre grazie ad un processo spontaneo partito dai social, sta anche entrando nelle scuole.
E quindi una soddisfazione grandissima quella di aver riavvicinato i giovani al piacere della lettura. Abbiamo ancora un minuto, però mi devi dire che cosa stai preparando, cosa c'è nel cassetto ora? Allora, in questo momento sto scrivendo, ho iniziato a scrivere altri due romanzi. Li sto portando avanti un po' contemporaneamente, quindi non so quale sarà il secondo e quale il terzo, ma sono due storie completamente diverse da Lasciati trovare, personaggi diversi, protagonisti nuovi, ma nella storia comunque ci sarà sempre Bruno. In forme diverse, ma lui fa sempre parte della storia. E Bruno una è una fa storia, diciamo. chiaramente parte della tua vita, si vede ogni Sì. volta che accenni a lui ti emozioni. Allora, incontriamo Bruno e Chiara Ceneroni con il suo Lasciati trovare il 1º maggio alle 11 a Santa Severa in Piazza Roma. Grazie Chiara e grazie a Liberi TV. Vi aspetto il 1º maggio, grazie a tutti.